Watte a tutti ciurma e benvenuti da Giocherina in questa nuovissima incredibile serie su Resident Evil 4 Remake. Vi ricordo ragazzi, il vostro sostegno con i like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vi devo riuscire a raggiungere almeno i 50 like ragazzi. So che ce la possiamo fare. Ve ne chiedo veramente pochissime e per voi soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando, spolliciate. Che dire, penso che non ci sia effettivamente molto da dire. Per fortuna sono riuscita a comprare al lancio questo remake. Lo stavo attendendo veramente con ansia. Se qualcuno se lo stesse chiedendo, sì, ho giocato il Resident Evil 4 originale, l'avevo giocato in live sul sito Viola e l'ho giocato soltanto una volta un paio d'anni fa effettivamente, quindi sono passati 2 anni e avendolo giocato solo una volta e in live per giunta, quindi con tutte le distrazioni del caso, ovviamente non ricordo proprio tanto bene nello specifico tanti aspetti della storia e comunque tanti altri dettagli comunque del Resident Evil 4 originale, quindi non sarò proprio ragazzi capace di poter fare un vero e proprio paragone. Ma la cosa importante è che ho deciso appunto di portarlo come serie qua su YouTube e quindi non in live sul sito Viola, perché ovviamente ragazzi ho portato qui sul canale anche i remake del 2 e del 3, quindi me la sono sentita di dedicargli una serie qua su YouTube proprio per potermi godere appieno questa esperienza videoludica senza le distrazioni che le live comportano. Quindi io direi di non perdere ovviamente ulteriore tempo e di andare finalmente ad iniziare questo nuovo incredibile remake. Iniziamo ovviamente una nuova partita. Per quanto riguarda la difficoltà, direi allora che l'assistita è forse ragazzi veramente fin troppo semplice, quindi direi di scegliere la normale. Vediamo un pochettino cosa ci offre Capcom con questo remake. I chiacchi ti offriremo. Oh Gesù, Giuseppe, pure Maria. Abbastanza violenti questi gentili signori. 30 settembre 1998. Una data che non dimentico. Quando il poliziotto in me morì, quella notte Raccoon City fu rasa al suolo a causa delle armi biologiche della Umbrella. Io sono sopravvissuto, ma per molti altri non è stato così. Mi è stato chiesto di unirmi a un programma governativo top secret. Non che avessi scelta. L'addestramento e quelle missioni mi hanno quasi ucciso, ma almeno mi hanno aiutato a non pensare. Se potessi scordare quella notte, quel dolore, anche solo per un secondo, stavolta può essere diverso. Deve esserlo. Quanto è figo il nostro Leon. Tanto. Ed eccola qua. E dimmi, Yankee, come ci sei finito in questo postaccio? Un villaggio che si trova in culo al mondo. Diciamo che cerco qualcuno. Sarà qualcuno di molto importante, vero? Il capo ci ha dato ordini precisi. Aiutatelo, ha detto. Beh, di sicuro non sarete qui per arrostire Marshmallow. O forse sì. Strano senso dell'umorismo. Ti confesso un piccolo segreto. Resti fra noi. Un sacco di gente è scomparsa qui intorno. Ed è un po' che questa cosa va avanti. Quindi ormai dovreste essere abituati, no? La settimana scorsa sono spariti degli escursionisti. Sono sicuro che mi aiuterete. Già da qui, ragazzi, si nota quanto l'atmosfera sia più cupa, secondo me. Questo sì. Io la demo l'ho giocata, sì. E lo sapete, perché l'ho portata qui sul canale, ma... Che ci siamo.
Era palese già dai trailer che avessero... La natura chiama. Torno subito. Che avessero lavorato parecchio sulle atmosfere. Che frio. E ha sbevuto il bar intero? Sigaretta? Lascia sito mastetrico. Hey! Hai alguien ahí? Non stavi pisciando un attimo fa, stava col pipino de fora. Va lì e indaga lui. È il polizia de sta minchia. Quanto dura sta pisciata? Ce ne sta mettendo di tempo. È caduto dentro. Forse sarebbe meglio se andassi a dare un'occhiata. Io guardo la macchina. Non voglio una multa per divieto di sosta. Grazie per l'aiuto. Che spiritosone. Proprio qua te fanno la multa. E così è inizio, a quanto pare. Beh, sì. Inizia proprio qui. Capitolo 1. Direttamente in questa atmosfera così cupa. E ovviamente non dobbiamo che cercare il nostro caro amico che ha ben pensato subito di sparire. Eh sì. Ok, possiamo scattare con L3, ovviamente. È andato fino a Monculo Beach per farsi sta bella pisciata. Oddio. È davvero un bello spettacolo. Povero animale. L'hanno lasciato qua. Mamma mia, la mercé di insetti e larve. Quindi cerchi ovviamente per accovacciarsi. Ma questo appunto l'abbiamo già visto nella demo. E quindi sappiamo ovviamente già dove ci tocca andare. Cioè entrare in questa meravigliosa casa di campagna. Non si usa bussare lì con le buone maniere, le abbiamo dimenticate in America? Ok, perfetto. Il simbolo dell'autosalvataggio è in alto a sinistra, voi non lo vedrete perché probabilmente ci sarà la mia brutta faccia sopra, ma almeno io lo vedrò. Permesso? E là? Signor polizia, che fine ha fatto? Ecco qua, che carino sta a fare. Il giudizio universale è vicino. Sì. Le belle notizie. Va bene, vediamo di finire questa storia. Caro amico, sei qui? Dove minchia ti sei ficcato? Andiamo prima di qua. Buonasera, buon uomo. Chiedo scusa allora, per l'intrusione. C'è Jara qui, dico io, no Leon. Par de domande, no. Busco polizia. Vino a chi? Sempre tutto molto normale. Leon, farsi due domande. Agli occhi che pare che ci abbiano versato del sangue dentro. Eccolo qua. E c'è del sangue anche sul suo tesserino. Cazzo. via. Oh. Mamma mia. Chuck Norris gli è van baffo a Leon. Altro che calcio rodante. Allora, due sono le cose. O ha mangiato pesante, oppure è troppo stitico. Quindi la chiave del seminterrato, va bene, siamo riusciti a recuperarla. Qua c'è la brodaglia schifo. Oh, mamma mia, mi chiedo perché sono andata a riguardarla, perché era veramente troppo disgustosa da vederla, eppure ci sono tornata lo stesso. Le belle cose. Signore. E qua dentro, signore?
Allora, a livello ragazzi visivo è bellissimo. Cioè io rimango sempre tanto stupita di comunque di quanto lavoro mettano nelle luci, nelle ombre, no? Perché sono quelle le prime cose che vanno agli occhi, ovviamente. Ecco qua. Ovviamente c'è poco da stupirsi perché tutto ciò l'abbiamo già visto nella demo, appunto. Ehi! Hey. Anche il fatto che sto poveraccio sia morto malamente. Brutta fine, poverino. Ti dicevo! Qual è la situazione? Brondo! Brondo, mi sentite? Okay. Che cazzo succede? Se lo sapessi, Leon, non saresti qui. Fuggi dalla casa del cacciatore. Quindi allora mira e spara. E lo sappiamo. Quindi L2 R2, Dio santo. Oddio. Mi fa sempre troppo senso. Mannaggia la pupazza. Vai via. Vai via, corri Leon, te prego. Corri. Siamo stati capaci pure di... Oddio, mi fa schifo. No, mi fa schifo sto suono. Oh, cazzo. Sto di là. Tu vai di là. Guarda di là. Ok. Oh, un forastero! Questo è rimasto uguale. Bello. Ok, la prima angoscetta però... Come enigmatico, caro Leon. Nido, qui Condor 1. Qui Hannigan, raccordo. La figlia del presidente, Aquila Reale, si trova in questo villaggio. Come pensavamo, quindi. Ben fatto. Mi serve la posizione di un lago. Forse si trova lì. Ricevuto. Mi metto alla ricerca. Fai presto. La gente qui è impazzita. La mia scorta è... È morta. Ho fatto la rima. Oh, caro il mio pelato. Con permesso. Non è che avessi intenzione di restare qui, effettivamente. Quindi scusate, ma... Vado via, eh. Come se avessi accettato il crudino che avete provato a servirmi. Va bene lo stesso, va bene, grazie. I convenevoli per la prossima volta, eh. Che meraviglia. Ok, quindi dirigiti verso il lago. Va bene, ci dirigiamo immediatamente anche verso il lago, anche se effettivamente la posizione del lago non la conosciamo, quindi dettagli pure quelli. Allora, bellissimo ragazzi che ad ogni passo di Leon comunque il pad ti dia proprio la sensazione di sentirli i passi. Veramente molto figa come cosa. Perfetto, munizioni pistola, grazie mille. E ovviamente polvere da sparo. E ovviamente c'è la possibilità anche di salvare manualmente. Puoi salvare i progressi di gioco presso qualsiasi macchina da scrivere. Puoi inoltre spostare le risorse all'inventario, al deposito e viceversa. Ok, quindi funge anche da deposito praticamente. E si può anche personalizzare la valigetta, addirittura. Vabbè, intanto salvo comunque, anche se c'è il salvataggio automatico, penso che comunque sia il caso di salvare, no? Quando la si trova, quindi di salvare manualmente. Ragazzi, siete lì? Allora, i corvi sono belli grossarelli, devo dire, li avete ben pasciuti. Sì, davvero ben pasciuti. Chissà il puzzo, io non oso immaginare, l'olezzo che c'è qua intorno. E va bene, non ci resta che procedere da questa parte allora. Sentire i mugugni è molto rassicurante. Salve signore. Oh cazzo. Oh, mamma mia. Allora, mirare ragazzi con le levette analogiche è comunque complicato, eh. Andiamo, per ripristinare la salute lo sappiamo, quindi usando le piante o lo spray medico.
È possibile amplificare gli effetti delle piante combinandole tra loro, quindi pure questo ce lo ricordiamo. Le piante rosse aumentano la quantità di salute ripristinata, mentre quelle gialle aumentano la tua salute massima, quindi è bene comunque ricordarselo ovviamente. Però in questo caso usiamo ovviamente lo spray. Salve anche a lei, signore. Direi di approfittare di questa cosa qua. Ok, abbiamo raccolto pure un paio di pesetas. Cioè, oddio, più di un paio, in effetti. Quindi con quadrato si ricarica. Oddio, stia fermo lì. Il coltello, appunto, questa era una cosa che avevo già notato dalla demo. Non è a uso infinito, tra virgolette. Quindi bisogna anche forse imparare ad usarlo con parsimonia, onde evitare di ritrovarsi in situazioni di cacca, tipo questa. Mi devi perdonare, Leon, non l'avevo proprio vista. Guarda, ti ho fatto avere la stessa, lo stesso destino dalla demo al gioco. Oh, che cazzo però, eh. Per la miseria, si muovono velocemente sti bastardi maledetti. Ma mi piacerebbe poterli schiacciare la testa, se la devo dire tutta, ma... Ok, intanto vediamo se qua dentro c'è qualcosa di utile. Cerchiamo di raccogliere tutte le munizioni possibili. Perfetto, granata stordente, pianta rossa. E si può ovviamente cambiare l'arma con i tasti direzionali. Perfetto. Ok, quindi mira e lancia. Mira e lancia, sì. Quindi si usa allo stesso modo, ovviamente. E qua, ragazzi, c'è il benedetto ingresso al villaggio. Le cose belle. Arriviamo, ragazzi. E adesso sì, dobbiamo purtroppo assistere a questo brutto spettacolo. Hanno preso anche l'altro poveraccio. E stanno per dargli fuoco. Anzi, gli hanno dato fuoco. Che cavolo. Mamma mia, terribile, veramente terribile. Allora, il punto è che io non so se è possibile fare questa fase un po' stealth. Allora, perché qua dietro, vi ricordate, c'è stava una tipa di cui non me l'ho accorto, di cui non me l'ho accorta, e che poi, insomma, e poi è successo il delirio praticamente. Eccola là, infatti. Non so se si può uccidere silenziosamente, sinceramente. Sempre se rimane di spalle. Fatto sta che qualcuno mi sa che già m'ha beccato. Ma possiamo ucciderla silenziosamente? Sì, possiamo. Ma questo ovviamente abbassa il livello del coltello. Ok, comunque trovare tutte le munizioni possibili credo che sia la cosa migliore da fare. Ovviamente, anche se temo che a breve succederà il macello. Eccolo là, infatti. Niente, ragazzi, allora, cioè, veramente mi ritrovo un po' in difficoltà a mirare con col pad, come vi dicevo. E allora, se provo ad entrare qua, quindi mi ritrovo nella cacca pupù. Ho preso un rubino, questi poi... Oh cazzo, mi sono bloccata da sola, ragazzi. Sì, salve, salve ragazzi, salve. Allora, mo è un guaio. Ok, ho potuto colpirli tutti e tre ed è stata una cosa bellissima, se la devo dire. È un guaio grosso, 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 grossissimo. Non c'è prova. Aia, a porca di quella pupazza. Maledizione, maledizione, maledizione. Allora, non ci resta che andare a trovare l'ingresso che ci serve. Il punto è che sono dalla parte sbagliata del villaggio, temo. Anzi, no, sono riuscita qui. Mi sa che era questa la porta, vero? Sì. Ok. Scusi, Un po' di privacy, ho bisogno di andare al gabinetto. Eccolo qua, Chainsaw Man. Quanto sei bello. Non vi arrabbiate, ragazzi. Lui è più bello di voi proprio perché c'ha un sacchetto in testa. Eh sì, davvero fortunato, eh. Prova a salire su questa. Ecco, sali su sto cazzo. Allora, qua abbiamo il fucile. Signore e signori, cosa positiva. Granata, altra cosa positiva. E adesso munizioni fucile, anche questo è positivo. Allora, direi di approfittare di fare questo. Oddio. Allora, questo non so se fermerà l'uomo sega. E mi dissocio fortissimo da quello che ho appena detto. Ma direi di colpirlo il più possibile, se riesco. Anche se non so se è la cosa giusta da fare, perché mo... può essere un grosso guaio, ragazzi, questo.
Ok, buttiamo giù sta cazzo di scala. Ma non so se adesso è qua che devo restare, sinceramente. Oddio. Non so se è qua che devo restare, veramente. Ti ho fatto un po' male. Cioè, non so se devo fuggire o fare qualcosa. Allora, intanto sono uscita. Non si passa. Sono uscita, così. A caso, non sapevo manco di poterlo fare, sinceramente. Oddio, raga. Posso scendere, sì. Posso scendere. Ma a sto punto a che cosa mi è servito rinchiudermi là dentro? Ah, penso di dover resistere fino a quando non suonano le campane. Forse è quello? Forse sì. Non so manco se sprecare tanti colpi, sinceramente. Ok. Aia, Soreta. Cazzo, cazzo, pianta verde. Fermi un attimo. Madonna santa, fermi. Valigetta. Sì, vabbè, si possono creare nuovi oggetti. Possiamo scegliere ovviamente di assegnare alla scelta rapida quello che ci serve. Quindi allora, combina miscela di piante, sì, grazie. Direi di usarla, ovviamente, ma sono abbastanza nella cacca. Sono nella cacca pupù. Oddio, povera vacca! Oddio! No, raga. Come faccio? La vedo male. Ma proprio male. E questo è un guaio grosso. Un guaio grossissimo. E tu da dove cazzo sei uscito? Porca di quella pupazza. Posso rientrare qua? Sì, posso. Posso riuscire di qua? Sì, posso. Almeno magari temporeggio un po'. Oh, incazzato nero. Guarda, puoi avere tutte le ragioni del mondo, amico. Però ti dovresti dare una calmata, eh. Lo potevo colpire. Mannaggia. Ok, ci siamo. Ok. Mi è andata di culo. Il nos in bocca. Ok. Tenemos. Che servir. Al Lord Sadler Todopoderoso. Bello che non se lo cagano più di Striscio. Dopo che hanno cercato tutti di ammazzarlo. Dove stanno andando? Al bingo? Bella st'intro. Bella. Cioè, te buttano praticamente nell'azione qua nel villaggio che te non ci capisci niente. Praticamente. E qua finiva la demo. E quindi qua inizia il vero e proprio gioco per noi. Perché, appunto... Oh. Nido a Condor 1, ho trovato una via per il lago. Cerca un grosso mulino. C'è un sentiero dall'altro lato. Un mulino. Ricevuto. Ah. Chiudo. Sta uscendo dal pad. Infatti non capivo. Ho detto, ma che è successo? Mi si è sminchiato l'audio a me. Non capivo. Bello. Ok, allora così si apre la mappa, ovviamente, e dirigiti verso il lago. Allora, qui è da dove siamo arrivati, quindi suppongo proprio che dovremmo continuare di qua. Fatto sta che sulla mappa, ovviamente, ci indicano i posti che hanno delle porte, i posti che hanno delle porte chiuse e ci indicano anche gli oggetti. Ok, quindi comunque sarebbe un attimino il caso di guardarsi intorno, perché... potremo trovare comunque risorse utili. Quindi vediamo un attimino. Allora ragazzi, vediamo un attimino di esplorare queste catapecchie che stanno qua intorno. Le pesetas ovviamente anche potranno risultare utili, perché quando incontreremo il caro mercante dovremo anche poter comprare penso i potenziamenti per le armi e roba del genere. Porca di quella puttana. Get out!
figlio di santissimo di tua sorella! Ok. Ok, no, raga, io... Porca vacca. Ero talmente tranquilla che non me l'aspettavo. Oh, oddio. Eh sì, perché tu stai sereno, perché sai che se ne sono andati tutti, non ti aspetteresti mai che c'è sta uno stronzo nascosto dentro l'armadio. Già. Ok, mi si è fermato il cuore. Allora, qua serve una chiave che ovviamente non abbiamo. Intanto continuiamo a fare il giro delle catapecchie. Qua ovviamente è quella che è chiusa. C'è un cassetto chiuso, vedete? Sì, indicano praticamente tutto. Qui prima c'era una vacca. Ah sì, una vacca che è andata a fuoco, poveraccia. L'hanno fatta morire così fra truci tormenti. Mamma mia. Allora, risorse. Questi saranno forse spendibili per migliorare le armi? Non lo so, probabilmente. Allora, lo sapete ragazzi che io di solito non sono un tipo che esplora. Però voglio essere un pochettino previdente con le risorse. Quindi non mi voglio lasciare indietro troppa roba. Penso che sia abbastanza saggia come decisione, quindi raccogliamo tutto quello che possiamo raccogliere. Qua c'è qualcos'altro, sembrerebbe di no, quindi possiamo uscire. Dove le porte sono blu, suppongo che intenda che è stato preso tutto. Allora, di qua non sono entrata, così sembrerebbe, infatti. Altre munizioni. Ah, allora ce le hanno messe le uova. Ci stavo giusto adesso pensando, perché ho detto ci stanno i polli e mi ricordavo questo piccolo dettaglio, che appunto in quello originale si potevano raccogliere le uova. E infatti eccolo qua. Sì, quindi le uova appunto ripristinano una certa quantità di salute. Sarà ovviamente molto poca, ma comunque danno salute. Quindi volevo rientrare un attimino di qua, perché forse mi sono lasciata indietro qualcosina nella fretta del macello. Polvere da sparo. Qua sotto questi due barili pesetas. Uno spray medico. Beh, mi sono lasciata parecchia roba indietro in questa vecchia baracca. Vediamo anche di sopra. Altre pesetas. Lacrima viola, che non capisco. Forse è sul tetto? Perché qua intorno non vedo nulla, ragazzi. Forse è dall'altra parte del tetto. Forse ho fatto bene a uscire. Vediamo un attimino. Dovrebbe essere qua. Infatti, eccola qua. Perfetto. Suppongo che questa si potrà vendere a un buon prezzo dal mercante. Per cui direi che possiamo scendere. Mazza che agilità, Leon. Penso, perlomeno così sembrerebbe, di aver visto tutto qua intorno. Quindi direi di dirigerci verso il lago, che è da questa parte, immagino. È pazzesco, ragazzi, come io abbia un senso dell'orientamento che fa veramente pena. Ah, caro amico. Questa gente è pazza. Mi dispiace tanto, hanno fatto una brutta fine sti due poveracci. Il lago adesso sì, dovrebbe essere da questa parte, almeno mi auguro. Quindi continuiamo di qua e vediamo un attimino dove ci porta adesso la storia. Continuiamo. Ta 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 ta. Ricarichiamo. Immagino che ci sarà qualche altro ospite che ci attende. Eccolo. Qua fuori. Il mulino, sento delle voci. Ragazzi, è permesso? C'è qualcuno là? Ah, qua c'è una macchina da scrivere, fantastico. Bello che comunque abbiano conservato anche questo aspetto della macchina da scrivere. Con la musichetta e tutto, che carino. Ok, c'è gente qua intorno, ma è ovvio, questa penso sia soltanto un'altra parte del villaggio, suppongo. Qua c'è un'altra vacca, vi prego di non fargli fare una brutta fine pure alla vacca. Quello che mi stavo chiedendo è se ci sono emblemi. Almeno uno, cerchiamo di farla fuori così, silenziosamente, anche se il coltello non credo che durerà ancora a lungo. E devo essere pronta a ogni evenienza, ragazzi. Ah, è chiuso di qua, niente. Mannaggia santa. Io che speravo di fargli una super mega sorpresa entrando di qua. Da qua posso entrare, invece no, è tutto sbarrato, come pretendo di poterci entrare. Allora, questo... cioè serve una chiave speciale che ovviamente adesso non abbiamo. Piantina verde. Posso combinare qualcosa? Sì, direi di combinare una miscela di piante per qualsiasi evenienza. Abbiamo polvere da sparo, direi di creare munizioni per pistola visto che ci siamo. E vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. Allora, questo
Note blu di richiesta. Puoi ricevere diversi incarichi tramite le note blu di richiesta che troverai in giro. Se lì sei richiesta accettata nel menu documenti. What? Ah, ecco. C'è qualcuno disposto a liberarci dei medaglioni blu che quei fanatici religiosi hanno appeso in giro ovunque? Distruggi tutti i medaglioni blu. Ok, forse parla comunque di questa zona. In ogni caso ha risposto alla mia domanda di un attimo fa, perché mi chiedevo appunto se ci fossero emblemi, perché questo dettaglio me lo ricordavo, ovviamente. Quindi evidentemente ci sono qua in giro. Non vi aspettate, ragazzi, che io ovviamente riesca a vederli tutti o comunque a ricordarmi dove siano tutti, perché per me è veramente impossibile praticamente. Anzi, sto già entrando qui. Oddio. Questa se deve far esplodere o la posso tipo disarmare? La posso disarmare? Perché lì ho ne specializzato pure in questo, ragazzi. Veramente incredibile. Ok, allora. Qua c'è una piantina gialla, attenzione. Pianta gialla. Non può essere usata da sola, però comunque aumenta la salute massima. Vabbè, direi intanto di tenerla un attimino. E poi se ne dovessimo trovare un'altra ci regoliamo. Quindi andiamo di sopra. Vediamo cosa ci aspetta qui. Wow. Qua ci servirà. Devo sempre aggiustare tutto io. Mannaggia, lo chiameremo lì o l'aggiusta tutto? Se tiro questa... se blocca ovviamente, perché dobbiamo spingere via quel benedetto affare. Quindi dovremo trovare un martello, suppongo, o qualcosa del genere comunque. Quindi mi ha appena salvato la partita. Allora, di solito quando mi salva la partita ormai... Oddio, salve. Salve signor... Oddio. Cioè, le ho fatto saltare la testa così. Ecco un emblema, per esempio. Questo era impossibile veramente non vederlo, ragazzi. Medaglione blu. C'è un altro là in fondo. Lo vedo da qua. Chi è che grugnisce come un maiale? Signore, signore, è qua sotto? Mi devo preoccupare, mo verranno tutti qua, non me li... Oddio, è parecchio incazzato. Che è? Non me di... Cristo! Oddio, non me di... Oddio, non me di... No, state scherzando, vero? Io stavo... Oh, un altro medaglione. Io stavo soltanto cercando un martello o qualcosa del genere. Ne avrei bisogno per sbloccare degli ingranaggi. Ah, soreta. Sono abbastanza interdetta. Ho visto l'altro medaglione. Scusa, scusi. Non vede che ero un attimo impegnata? Che dia... Oh, non ci posso credere. Il maiale ha preso le mie parti. Ma io ti ringrazio. Ma amata tua sorella, amata. Scusate, vacca, maiale, mi stanno a dare una mano. Ma io volevo... Oh! Ma che sta succedendo? Oh! Oddio. Aspettate, raga. Allora, la situazione è grave. È proprio grave. Fermi. Famo così. Lanciala, Leon, per favore. Oh, cazzo. Salve, signore. Salve a lei. Scusi, eh. Scusi. Scusa. Scusa. Oh. Non troverò mai più l'altro medaglione. Oh! Ok, per fortuna mi dà la possibilità di schivare, perché... Ok, proviamo a colpirlo. Corri però, Leon, mannaggia la pupazza. Allora, a parte che sto per morire, quindi che cosa posso pretendere dal poveraccio? Ovviamente, quindi direi di usare questo e... Non ho colpi per il fucile. Ok, scusi, signore. Allora, come sempre, io capisco la vostra furia, però dovreste darvi un attimo una regolata. Ok, è morto? Ok, è morto. Ok, allora adesso posso rompere questo, vero? Ok, perfetto. 4 di 5, ma non me lo sarei mai aspettato. Va bene, allora, questo piccolo problema l'abbiamo risolto. Io vorrei dire grazie a quel maiale che mi ha difeso un attimo fa. È stato veramente commovente. Quindi allora, qua c'è un uovo. E di regola se c'ha l'alone verde vuol dire che è speciale, vero? Oh, di gallina, non è marrone, è bianco. Una piccola... Ah, allora è meglio l'uovo marrone. Va bene. Allora, intanto continuiamo a fare il giro. Qua c'è una macchina da scrivere. Direi di salvare, visto che ci siamo. Ovviamente immagino che sulla mappa indicherà anche la macchina da scrivere. Ovviamente sì. No, non ci credo. Mi indica anche la posizione dei medaglioni. Me l'ho sentita veramente fighissima ad essermi accorta della loro posizione. E poi me la piazzano sulla mappa così. Ma che davvero... Tra l'altro questo era il salvataggio che avevo visto all'inizio di quest'area, però vabbè, dettagli, poco importa. L'importante è che adesso possiamo un attimino girare per cazzi nostri, come ci pare e ci piace. Allora, qua dietro...
Granata frammentazione è la cosa mi piace, perfetto. Solo che sto medaglione non lo vedo. Ok, un altro uovo, io direi di raccoglierli, visto che ci siamo, perché no? Perché lasciarli qua? Polvere da sparo, comunque devo ancora trovare lo strumento che mi serve, in effetti. Allora, qua che abbiamo, per esempio? Ah, questo mi mancava! Coltello da cucina va bene, però la ruota dentata, quindi non mi serviva una cosa per spingere via quell'affare. Ok, vediamo un po' allora. Torniamo di qua e vediamo se il problema è stato risolto. Tac. Dovrebbe essere stato risolto adesso, giusto? Sì. Perfetto. Cancello aperto. Solo che a me manca ancora l'ultimo dei medaglioni. Non vorrei dire, ma fatemi vedere un attimo. Allora, cosa ho fatto cadere tra l'altro qua? Collana di perle, queste sono tutti tesori, tra virgolette, che possiamo vendere al mercante. Ma dov'è l'ultimo medaglione? Non lo vedo. Ah, eccolo qua sopra, guarda come l'hanno nascosto i bastardi. Ottimo, va bene, dai, sono soddisfatta, ho completato questa piccola sfida, diciamo così, chiamiamola così. Allora, visto che ci sono, direi di salvare e quindi dirigiamoci finalmente verso questa uscita. Anche se non so se la possiamo definire effettivamente uscita. Non oso immaginare cosa ci aspetterà più in là, allora. Probabilmente devo essere abbastanza preoccupata. Tutto fatto. Spinello, bello il nome di questo gioiello. Ma vabbè, non ci facciamo impressionare. Allora, qua però, allora di qua si può fare qualcosa. Che dice qua? Lago, il lago è proprio di qua. Il lago deve essere di qua. Eh sì, mi ha tolto le parole di bocca. Quindi però possiamo spingere sto coso. Quindi se vado di qua che succede? Ah, perfetto. Ma mi rispondono sempre subito, meraviglioso. Quindi la strada è chiusa, la via è chiusa, quindi non ci resta che spingere questo affare. Come sempre, i cadaveri delle vacche. Questi ce l'hanno proprio con le vacche, eh? Mannaggia la miseria, dovete lasciare in pace le vacche. Oh. Perfetto. Oh porca. Quella miseria. Non ne posso più. Ma siete proprio dei bastardi, lasciatevelo dire. Minchia, vi gambizzo, Dio santo. Sì, vabbè, se riuscissi a prenderli sarebbe meraviglioso. Non ci provate. Oddio, è riuscita a colpirmi. Porca di quella paletta. Com'è? Oddio. Io non capisco perché dovete essere così violenti. Veramente non lo capisco. Comunque posso andare di qua. Ok, posso prendere la strada un attimino più lunga. Pensavate, pensavate di avermi fermato. Ah, brutti stupidi. Ecco spara lì, mannaggia a te. Ricarico sempre nei momenti migliori, sempre. Allora ragazzi, io vi dico che mirare col pad sarà una cosa abbastanza problematica per la sottoscritta. Vedrete tanti colpi sprecati probabilmente. Triste ma vero. Quindi direi di darcela a gambe. Non penso sia il caso di stare qua a farci ammazzare dalle asce che lanciano questi poveri dementi. Quindi belle ste luci, bello tutto. C'è pure Batman. Salve signora, buongiorno anche a lei. Buongiorno, sono il benvenuto anche qui, vero? Ah sì. Lo lancerei a tua moglie, guarda, se fossi in te. Ma non lo colpisco, manco una volta non l'ho colpito. Ma che... oh cazzo. Ok, stavo per saltare in aria. Ma forse sarebbe stato meglio utilizzarlo contro questi pezzi di merda. Perché di certo non avrebbero evitato la bomba. Ma siccome io sono un genio, come sempre. Ecco qua, mi scusi, signore. Scusate, ma oddio. Niente, non si ha manco tanto il tempo di pensare lucidamente in certi casi. Perché sti bastardi. Oddio, che su. Ah, è rimasto bloccato, ma che carino. Oddio. Madonna, ma non posso. Non c'è un modo per schivarle, no, sti colpi. Oh cazzo, vabbè raga, niente. È un guaio. Ma questo... oh shit. Davvero fantastico. Cioè, ok, ci fanno ricominciare da qui ovviamente. Ma fantastico. Ma posso rilanciarla questa?
Valeva la pena tentare, ragazzi. Non mi dite niente, ma valeva la pena tentare. Io direi questi pezzi di merda di provare ad attirarli qui così. Intanto purtroppo mi toccherà usare... Proviamo ad usare un uovo, almeno per tamponare un attimo. Allora, se venite fin qua e facciamo un bel bomba party. Se venite, sono qua. Lui è ancora lì? Sì. Ok, allora, ok. Avanti così. Mamma mia, ragazzi. Allora, la vedo abbastanza difficoltosa la situazione. Oddio che sta succedendo. Oddio che schifo. Oddio che schifo. Oddio che schifo, non mi toccare. Oddio se fa senso, ragazzi. Oddio se fa senso. Veramente. Allora, il coltello in situazioni come questa può salvare la vita. Però la situazione è tragica. Fuori uno. Dai, su. La situazione è drammatica. Non direi tragica, proprio drammatica. Drammatica e tragica. Lo salto in aria, tra l'altro. Quanti cazzo sono? Oddio, non mi sono rimasti manco tanti colpi. Direi di crearci altre munizioni. Oddio. Oddio, oddio. Mamma mia, allora devo stare attenta pure un attimo alle trappole qua, perché sono praticamente dappertutto. Ecco. Cioè, non posso finire di dirlo. Che cavolo. Non so se correre, ragazzi. Cioè, perché comunque ammazzarli tutti è complicato. È complicato. E qua c'è un altro di sti cosi. Porca miseria. Allora andiamo di qua. E qua siamo già al lago. Tra l'altro siamo al lago. Ah, scusa zio, scusa. Se magari te la fai esplodere addosso sarebbe fantastico. Non esplode? Ah, su di lui non esplode davvero? Alle palle. Ecco, era ora, cazzo. Quanto cazzo durano ste micce. Ok, è a pezzi, fantastico. Solo che da qui non posso fare una bene amata mazza. Quindi uff, dobbiamo trovare un'altra via. Proviamo ad entrare qua. Sempre se la porta è aperta. Ovviamente. Ah, posso usare il coltello per questo, vero? Sì. Ok, 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 ok. Fermi, fermi, fermi. Mi ha salvato la partita, ma sento una bomba pronta a esplodere. Quindi direi di fare attenzione. Qua serve niente, chiave o quello che è. Ok, disinneschiamo senza fare troppi casini. Fantastico. E oddio, mi chiedo chi mi aspetti dall'altra parte. Risorse. Ah, le risorse mi sa che servono tra l'altro con la polvere da sparo, quindi. Ma che rumore? Bella domanda. Stiamo sta roba. Mamma mia, è di qualcuno che è parecchio incazzato. Ah, era lei? Posso far crollare sta roba? Ah, c'è... Che cos'è? Ah, è una botola. Ok. Io volevo prendere le pesetas, in effetti. Ok, possiamo scendere. Se vedessi qualcosa sarebbe meraviglioso. Qua è tutto fin troppo cupo. Oddio. Oddio, perché aprirlo? No, Leon, lascia sta... Ok, qui è normale. Che delicatezza. Sembrava che non vedessi l'ora di parlare. Perspicace, signor. Dimmi, hai una sigaretta? Cioè, è legato come un salame e pensa alle sigarette. Oh, beh, almeno puoi slegarmi. Sarebbe il caso. Foder, di nuovo lui. Foder. Chi sei? Non ti muovere. Oh, porca va. Che è Mister X? Oddio, non lo fare. Oddio. No, 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 non mi piace. No, siringa. No, iniettare. No. Ecco. Ovviamente iniettato. Perfetto. Ah, perfetto. E qua terminiamo il capitolo 1. Per cui possiamo anche scegliere di salvare. Questa è una cosa meravigliosa, ragazzi. Per cui... direi che possiamo fermarci qua allora, ragazzi. Che dire, bell'inizio. Ovviamente non è successo ancora niente di particolarmente interessante, ma io credo che le cose inizieranno a farsi interessanti proprio da questo momento in avanti. In effetti era soltanto il capitolo 1. Come sempre, ragazzi, aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Io non vedo l'ora di continuarlo. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. E un bacio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!